Buonasera e benvenuti a Barracuda, io sono Daniele Luttazzi, il vostro ospite per questa sera. Sono contento di condurre questo programma perché da quando è cominciato molte aziende mi inviano gratis i loro prodotti in modo che io ne faccia pubblicità. Ad esempio questa settimana mi è arrivato questo scatolone contenenti rasoi di ultima generazione, è un rasoio usa e getta a 6 lame, è eccezionale secondo me. La prima lama estrae il pelo, la seconda lo taglia, la terza ne estrae un altro, la quarta taglia anche quello, la quinta lo umilia e la sesta gli fa vedere un programma di Maria De Filippi. Ma vediamo meglio come funziona. Una rasatura davvero dolcissima. Con questo rasoio si aprono davvero nuovi orizzonti per il pelo ispido. Se anche voi avete dei prodotti da testare, scrivete a Barracuda. Ok. È veramente fantastico. Ed è il momento di un nuovo quiz che farà sicuramente scalpore. L'abbiamo intitolato Vivo o Morto? Per questo quiz mi serve ovviamente un concorrente, lo scegliamo fra il pubblico, lei vorrebbe fare gentilmente da concorrente? La ringrazio molto, questo è il suo microfono, lei come si chiama? Paolo. Paolo, grazie. Paolo, venga un attimo più avanti, così cosa fa nella vita Paolo di bello? L'autista. L'autista, si diverte nel suo lavoro? Sì, molto. Qua a Milano fa l'autista? Sì, in genere sì. È una cosa sì. Difficile? No. Stressante? Sì. No, è bella. Bella, sono molto contento, quindi lei è rilassato, bene. Perfettamente pronto per fare il nostro quiz questa sera. Sì. Giusto? E se risponderà esattamente alle domande di questo quiz, vincerà questa lattina di Barracuda sott'olio. Ottimo. Secondo me sì, è ottimo, anche se quello che fanno a questo Barracuda per metterlo in scatola farebbe impallidire Himmler, secondo me. Ok, il quiz consiste in questo, io dirò alcuni nomi di personaggi famosi, lei dovrà dire se sono vivi o morti, quindi è molto semplice. Facciamo una prova, Alessandro Baricco. Sì, vivo. Sì, è vivo, è vero. Alessandro Baricco è vivo, anche se purtroppo scrive libri. Comunque, d'accordo, è vivo. Abbiamo capito come funziona questo qui. Allora, ecco allora i 5 personaggi. Alba Parietti. Sì, vivo. Lando Buzzanca. Sì, vivo. Ave Ninchi. No, è morto. Il presidente Pertini. Non è morto ancora. Enzo Biagi. Sì, vivo. Enzo Biagi è vivo, anche se, dobbiamo dire la verità, Enzo Biagi in realtà è in coma da 20 anni. Questo non tutti lo sanno. Enzo Biagi ha gli occhi aperti, dalla bocca escono parole che però non hanno senso compiuto, però sta in onda perché la gente ne apprezza la sua presenza rassicurante. Quindi lei, Paolo, è il nostro primo vincitore, sono molto contento, le consegno questa lattina di Barracuda sott'olio. Complimenti. Noi ci vediamo fra poco. Buonasera, benvenuti a Barracuda, sono Daniele Luttazzi, il vostro ospite per questa sera. Continua lo sbarco dei clandestini albanesi in Italia. Mi sono stancato di questo continuo sbarco di clandestini dall'Albania, sempre clandestini. Non hanno delle modelle. Sbarcateci delle modelle, questi sbarcano i clandestini, ci tengono delle modelle, è troppo comodo. Il Consiglio dei Ministri, come sapete, ha approvato la missione italiana in Kosovo, partiranno 500 militari italiani.
sono tutti volontari, tutti senza armi. La mia opinione, non servono. È una guerra, occorre cogliere il nemico di sorpresa. La mia idea è, mandiamo in Kosovo un corpo speciale di travestiti. Il nemico verrebbe colto di sorpresa. Ehi, guarda quelli. Hanno delle pistole, hanno delle pistole! È sempre emergenza criminalità qua a Milano. A Milano i criminali stanno diventando veramente molto sbruffoni. Ieri una pattuglia della polizia ha fermato un albanese. Hai delle armi addosso? E lui, sì, cosa vi serve? Il presidente del Consiglio Massimo D'Alema ha incontrato in settimana John Glenn, l'astronauta americano di 78 anni che qualche mese fa andò nello spazio con lo Space Shuttle per una missione scientifica. D'Alema gli ha chiesto cosa ha scoperto nello spazio e Glenn gli ha risposto: l'assenza di gravità è un vero toccasana per le emorroidi. Notizia dal mondo dell'auto, finalmente raggiunto un accordo fra la Fiat e la Volvo. Verrà prodotta una nuova auto, è già pronto lo slogan. Dice, immaginatevi in una Volvo, poi accontentatevi della nuova Fiat. È una notizia di astronomia che ha raggiunto i giornali. L'Unione Astronomica Internazionale ha deciso di cancellare Plutone dal novero dei pianeti del Sistema Solare. Io dico, era ora. Plutone, infatti, non è un pianeta, è una massa di metano ghiacciato. È un immenso ghiacciolo di scoregge, fuori dal Sistema Solare. Non voglio Plutone dal Sistema Solare. Dagli Stati Uniti, in un'intervista al New York Times, il presidente Bill Clinton ha parlato delle minacce per l'umanità del XXI secolo. Il mio incubo sono le armi chimiche, ha detto Clinton, anche se tanto hanno fatto per me quando ero malato di candida. E per finire, l'ultima notizia per questa sera, negli Stati Uniti è in vendita per $30 il Clone Your Bone Kit. Che cos'è? È una scatoletta con l'occorrente per riprodurre in cera il proprio pene. Il kit contiene cera sufficiente per un pene di 20 centimetri. Io ho pensato, beh, fantastico, ne compro una scatoletta, me ne posso fare tre. È stupendo. Bene, restate con noi, abbiamo un grande show questa sera, abbiamo un sacco di ospiti pieni di talento. Sono con noi Ambra, Oliviero Toscani, Claudia Pandolfi e Roberto Vecchioni. Ed ora un bel applauso a Barracuda Combo, diretto da maestro Vince Tempera. Sono molto affezionato a questi due pesciolini, si chiamano Pete e Alleluia, me li regalò una mia ex fidanzata. Era una ragazza normale, non era bellissima, era una ragazza normale come ce ne sono per fortuna tante altre, una ragazza con la pelle grassa, piena di brufoli, ma molto colta, coltissima. Quando esplodevano, i suoi brufoli facevano prust. Ho qui in mano la lista dei 5 fatti poco noti. La buona notizia della settimana è che stanno preparando un vaccino per l'AIDS, finalmente era ora. Però non bisogna abbassare la guardia perché sono in agguato nuove malattie veneree e la lista riguarda proprio 5 nuove malattie veneree. Muschio. Mormorio genitale. Glottoide. Mastopolipemia e scroto oculare. Il primo ospite di questa sera è una giovane soubrette che da qualche tempo non si vedeva sugli schermi televisivi italiani. È giovane, piena di energia, a parte questo non ho nulla da rimproverarle. È con noi Ambra. Grazie.
grazie Amber, sei venuta qui da noi questa sera, sono molto contento di vederti. Un po' di tempo non ti si vedeva e voglio complimentarmi per la tua linea, sei dimagrita 150 kg, quant'è? No, è favolosa, questa cosa. Come... Sono un po' ritoccata al computer, sai? No! Sì, bello. Beh, complimenti, veramente. Complimenti oppure no, perché so che usiamo lo stesso. Complimenti, quindi... complimenti grazie. Veramente. Cosa hai fatto in questo anno e mezzo, diciamo... Ma sono stata parecchio a Napoli. A Napoli? Sì. Ah, bella città. E come mai, se posso essere indiscreto? Fatti di cuore. Cioè, Napoli è una bellissima città. Malata, ma c'ho una specie di tresca, si può dire. Sì, buono. No, una cosa molto pulita, un amore, diciamo. Ambra, un amore napoletano. Sì. Beh, congratulazioni. Sì. So che però stai facendo una trasmissione radiofonica in questo periodo. Sì, che tratta di sesso. Che tratta di sesso. Cioè, si chiama Capriccio. Capriccio. La gente ti telefona e ti chiede consigli sul sesso. Sì, c'è un medico anche, sono io, c'è un altro conduttore. Parliamo di sesso, chiedono consigli, ogni puntata ha un tema particolare. Uh-huh. Il medico è per te o...? Sì, il medico era soprattutto per me e per il conduttore, poi gli altri... Ogni puntata ha tema, diciamo. Sì, a tema. Quindi una puntata dedicata... Non so, sulle posizioni dell'amore. Ah, sì, io ne ho imparate tantissime. Sì, sulle posizioni dell'amore. Un flash assurdo. E hai imparato delle cose particolari? Sì, ho imparato una posizione particolare, si chiama la sciaccacoscia. La sciaccacoscia, e come funziona questa posizione? Cioè, si appendono due a due corde elastiche, tipo bungee jumping, no? Sì. Cioè, adesso sembra allucinante che l'impatto è quasi impossibile. Sì. Con una gamba sola, uh-huh. Per cui tirando fai... e si riconoscono queste persone perché camminano tutte un po', perché la coscia si allunga. Capito? Cioè, si precipitano dal soffitto legati a una corda elastica... Una corda elastica e si precipita... E ti precipiti in genere lei o lui? Fammi capire. Precipita lui, precipita però lui. Per questo fatto che le donne adesso stanno prendendo il sopravvento, sì. Adesso lo fanno le donne. Uh-huh. Io insomma sto provando, sto sperimentando varie cose, ancora non è riuscita benissimo perché sono sana. Poi c'è quella della spirale. Sì. Bellissima. Sgabello. Sì. Di quelli che si muovono. Girevole. Guarda, ti faccio vedere, sì. Tu sei molto a posto per Vai. Questo, ti metto così. Vai. Io di solito faccio quella che spinge, sono due sulla sedia in una posizione allucinante, sì. E io faccio questo. Oh, ma interessante. Così. Sì, molto bello, molto bello. E questo deve essere eccitante per chi? Per te, i due o per lo sgabello? Non ho capito. Per me moltissimo. Però di solito anche quello che c'è, si eccita molto anche lo sgabello, ogni tanto si inceppa, i due partono, però è molto divertente, soprattutto per chi sta a guardare. Un dilemma che attanaglia molti uomini, molti maschi italiani è, uh-huh. Ma la ragazza in questo momento starà fingendo o non starà fingendo? Ah, questo è fondamentale. No? Io ho imparato una cosa. Me l'ho sempre chiesto. Ah, cosa? Ho imparato una cosa veramente illuminante. Sì, cioè? Questo, cioè, praticamente, no? Posso? Può, sì, può, diciamo, può, posso. Sì, perché no, Ecco, allora metti, no? Sì. Una donna così, con le gambe, giusto? Ma far che cosa? Sì, certo. Allora, in questa posizione vuol dire che non sta godendo per niente. Ah, già fammi capire, tu hai... I piedi, no, guardate solo, perché quello è fondamentale, che vedi? Okay. Se io sto così, sì? Così, sì? Cioè vuol dire che sì. L'uomo non sta facendo abbastanza. Sì. Se invece tieni i piedi o così, sì. Oppure così, sì. Allora è fatta. Cioè, perfetto, molto bene. Bellissimo. Bene, grazie Amber, è stata con noi questa sera e in bocca al lupo per la tua carriera e spero di rivederti presto. Amber. Grazie tanto. Molti comici hanno successo in televisione semplicemente con un vestito buffo e un tormentone. Come esperimento scientifico voglio lanciare questa sera un nuovo comico che ha solo questo, un vestito buffo e un tormentone. L'ho chiamato Elver. Vieni avanti, Elver. Buonasera, Elver. Vedo che hai un vestito molto buffo. Qual è il tuo tormentone? Siala! Grazie, Elver. È da molto che fai questo lavoro? Siala! Salutami i tuoi, Elver. Siala! 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 Il secondo ospite di questa sera è un uomo che si diverte a disturbare il sistema, Oliviero Toscani.
Grazie Oliviero, buonasera, sono molto Ciao. Contento di incontrarti. Io devo dire, ammiro moltissimo le pubblicità che tu fai. Mi è rimasta impressa quella di qualche anno fa di quel cavallo nero che montava una cavalla bianca, e quando lo vidi io subito pensai: wow, mi serve un maglione. È fantastico come cosa. Volevo anche complimentarmi per la tua attività in generale. Questa è una rivista che si chiama Colors, sì. Che farei vedere, è una rivista interessantissima. Ha due copie, è piena, questa è la rivista nuova, fra l'altro, Cuore, no? È l'ultima. Colors è una rivista che parla del resto del mondo, sì. E questo è l'ultimo che uscirà, che sta uscendo. Uh-huh. È dedicata al cuore. Al cuore. E ogni numero è speciale. È speciale. E speciale è su un tema. No, il giorno di San Valentino. Molto allora il cuore. E questo invece è un libro particolare, sempre fatto da Colos, quindi da voi. Sì. È un libro da tavolo. Di lusso. Un libro di lusso, Cacas. Sono le pupù degli animali di tutto il mondo. Sì, esatto. È interessantissimo. Un viaggio. Cioè, qui abbiamo le pupù degli animali di tutto il mondo. Varie fogge, varie dimensioni, vari alimenti. Per fare questo giornale, chiaramente abbiamo bisogno di oggetti, come vedete, lui, di oggetti speciali. Sì. Ti ho portati qui un po', ma nel caso ti interessa. Ah, perfetto, sì, allora, vedere oggetti, okay. Vediamo un momentino. Come no? Ecco, per esempio... Questo che cos'è? Una... Questo che cos'è? Una sveglia musulmana. Sì. Leggi pure. Questa è una sveglia musulmana che serve... Ah, siccome i musulmani pregano 5 volte al giorno, questo è un promemoria. Sì, e quindi poi abbiamo, per esempio... quando devono pregare. Abbiamo, per esempio, acqua minerale. Sì? Questo cos'è? Per gatti. Ah, thirsty cat. Acqua minerale per cani. E thirsty dog. Beh, molto... Fa vedere. Che uno sa di carne, l'altro di pesce. Buonissimo. Salute. Tu? È eccezionale. No. Molto buono, devo dire, molto buono. Poi, questo, sempre dal libro, tu devi leggere il dascalia. Vediamo, che cos'è in Giappone questo producono tanta cacca, hanno visto che siamo nel tema. Sì. Allora hanno deciso di fare, ma è vero, sì? È tutto vero, di riciclarla facendo dei mattoni per la costruzione. Questo è un mattone di cacca? Mattone di merda. Allora questo ha... Questo è un mattone di merda. Io ho visto quando edificavano le case con questi mattoni, devo dire, è interessantissimo, perché quando devo mettere la malta, invece di usare la betoniera per fare la malta, usano un ippopotamo con la diarrea. È fantastico, fanno queste costruzioni bellissime. Questo me lo tengo, perfetto. Questa è una lingua elettronica. Sì. Bisognerebbe mettere anche l'acqua, vedi, fa varie posizioni. Ambra forse ne ha bisogno. Un po' Ah, di come no. È americana, viene dagli Stati Uniti. Questo era per il numero per il corpo. Sì, è fantastico. Aspetta, sono delle cose fantastico. Divertenti. È dunque, fantastico, questo, ok. Molto bene. Questo la tengo per mettere dopo. Non si sa bene. Ok. Questo che cos'è? Dal Sudafrica, per l'educazione sessuale. Ah, giusto. Cioè, per l'educazione sessuale, per insegnare a mettere il profilattico, diciamo. È molto, molto utile questa cosa, molto utile. Poi, c'è il periodo di AIDS, quindi interessante. Ecco, sempre dal Giappone. Sì? Questi oggetti sono veri? Stati pubblicati, certo, su Colos. Dunque il Giappone, leggi? Sì, questo dunque vediamo, cappuccio ignifugo dal Giappone. Ah sì, beh certo, perché loro hanno numerosi problemi, terremoto, quindi incendi, si eccetera. Qualcosa, esatto. Non fa me. Quello serve a tenere lontano sì, le fiamme dalla cosa. È molto bello, fuoco, molto bello. Provalo. Potrebbe essere interessante. Tanto io continuo. Sì, ok, vediamo così. Questo è molto divertente. Allora. Questo cos'è? Didascalia del giornale. Sì. Barattoli di pasta Barbie in salsa di pomodoro dall'Inghilterra. Sono salsa... Ah, pasta shapes in tomato sauce. Pasta con le forme delle pasta scarpine... Pasta di Barbie. Sì, delle scarpine di Barbie, del cuore di Barbie, tutto di Barbie. Forma di scarpine di Barbie. Si chiama la Barbie. Ok. Allora, il questo... Il ragù sarà col perizoma di Ken, non lo so, qualcosa del genere. Okay. Va bene, mettiamola qui. No, e questa cos'è? Scusami, devo togliermi il cappuccio ignifugo. Ma questo qua è una cosa... Questa è meravigliosa, questa ti leggo. Questa è carta igienica, no? Giappone sempre. Sì? Carta igienica con lezioni d'inglese, una, impari l'inglese, invece andare alla Berlitz, ti metti là e impari l'inglese. Cioè, carta igienica per imparare l'inglese. L'altra invece è diagnostica. Sì? Come vedete ci sono delle carote, delle ciliegie, sì? Che dipende da come la fai, cambiano colore e ti dicono se sei sano o non sei sano. Questo è interessantissimo. Ah. Questo è meraviglioso. No, ma voi ridete, ma tutto questo è in commercio. Hanno avuto ricerche di marketing, sai, questi cose che fanno sì. Insieme.
è tutto fatto una cosa molto semplice. Dire una cosa, scusami Oliviero, direi... Impari l'inglese e il giapponese. Sì, sei un estetico qui, però è micidiale, non imparerà mai. Tu stai lì e dici... Oh, speak English, come no? Ok, restate con noi e ci vediamo dopo la pubblicità con Oliviero Toscani, se non durante. Oliviero Toscani ci stava mostrando alcuni oggetti presi dalla sua rivista Colors. Altri oggetti, abbiamo visto delle cose interessantissime, carta igienica per imparare l'inglese. Questo qui c'ho un distillato di lucertola. Sì. Lo vedete la lucertola? Per vivere più a lungo. Questo viene dalla? Dalla Cina. Dalla Cina. E più invecchia, e più è... E più è forte. Qui qualcuno ha bevuto un pochettino, oppure stava... Sì, ho bevuto, infatti io ho 127 anni, vedi? E altre cose? Altre cose? Scusi, ma che cos'è questo pianto? Non ho capito. Questo qua rompi. Che cos'è? Come si dice? Sei un bambino, cos'è? Sei un bambino. Fa vedere. Rompi scatole. Cioè? Piange sempre. E per far passare la voglia, sì? Di avere bambini. Credo che sia una cosa molto utile. Qua, mettilo. No. Viva re Erode! Oliviero, perdone. Non si fa così, deve essere gentili con i bambini, non si picchia i bambini. Vedi. I bambini si buttano. Vanno molto semplice. Perfetto, eliminati i problemi. Questo paese di mammone. Esatto. E questo cos'è? Un piatto da mangiare. Ah, voilà. Piatto da mangiare, questo viene da dove? La Norvegia. Buono. Beh, in effetti i cibi non sono molto buoni, almeno si mangia. Per essere in tema. Questo dall'Italia. No. Sì? Un lecca-lecca, sì? Di Papa Giovanni. Ah, beh. Papa Giovanni Paolo. Buono. Questo voglio sentirlo, eh? Sì, buonissimo. Questo è un lecca-lecca. Dai, è dolcissimo. Sì, dolcissimo. Sa di Papa, è vero? Sì, dolcissimo. Sa di Papa. No, è dolcissimo. Questo sempre al Giappone, un paese molto avanzato. Sì. Cos'è secondo te? Oh, non ho idea. Sembra una borsetta? Sembra una borsetta. Oggetto misterioso. No. Allora, si apre. Sì. Si mette l'acqua e poi, vedi, è un bidet portatile. Questo lo voglio, no. Grande. Allora, qui abbiamo sempre è un apparecchio di ginnastica mentale. Cioè? Mentale, si mettono i pesi. Sì. Mentale perché ci mette in bocca. Sì. Ah, per il mento, mentale per il mento. Fai ginnastica col mento? Favore. Per far andare via... Vedi, la borsa, la pappagorgia, diciamo. Bellissimo. Questo... Questo è incredibile. Guarda, ne ho tantissimo, hai tempo? Certo, tutto il tempo vuoi. Penso. Molto interessante. Dunque, questo dalla Russia, con amore... Sì? È... Una pillola, sì? Dal Cremlino, ce l'ha mandata l'assistente di Brezhnev. Allora, leggi. Sì, pillola elettrica Kremlin, Russia, shopping for the body. Sì. Se ti fa schifo l'idea di andare a frugare nella cacca, allora la pillola del Cremlino non fa per te. La pillola, basata in questo modo perché era la medicina preferita di Brezhnev, è composta da due elettrodi, un microprocessore e un pratico indicatore per le pile. Come funziona? Tu la mangi, dopodiché... La mangi e ti fa andare... Ti dà una scossa elettrica? Una scossa elettrica, ti fa andare... No, una purga interna! Una purga interna, eccezionale! Va ricaricata ogni volta, però. Cioè tu la recuperi, poi la lavi, poi te la... La lavi, wow. E ricomincia. Hai sempre tempo? Ho sempre tempo! Ah, qui abbiamo una cosa italiana. Funziona, è incredibile, sono nascosto, è micidiale questa cosa, è incredibile. Vedrai quando ti passa dall'altra parte. Mamma mia. Allora, dall'Italia, questo strumento di autotortura, chiamato cilicio. Questo è un cilicio? Questa catena di metallo può avvicinarti a Dio secondo alcuni ferventi cattolici. Si attacca in parti del corpo, sì. E si fanno gli esercizi. Secondo Multilaci invece te ne allontana, diciamo, definitivamente. Sì, questa è la scelta. Io ne ho su una adesso in questo momento, devo dire la verità. Senti. Questo cos'è? Un oggetto. Sì.
che si chiama... Nuevo Pis. Pis. Nuevo Pis. Fammi pensare cosa può essere. Cosa può Nuevo essere? Pis. Nuevo Pis. Un aeroplanino? No. Una fornitura per la pistola? Forse. Vicino. E invece? Allora. Sì. Questo serve... Sì. Alle donne? Sì. Per poter fare la pipì in piedi, prova. Beh, stupendo, questo è stupendo. Prova. È giusto, queste si mettono prova. Così e lo fanno da in piedi, prova. Praticamente è perfetto. Oh, guardate. Molto contento. Io a casa ne una praticamente che mi consente di fare il contrario. No, ma cioè, di... sei velocissimo. Sì, molto, molto, devo dire. Bene, grazie, Olivier, è stato un piacere. Ci hai riempito di roba molto interessante, sicuramente allieterà le nostre vacanze prossimamente. Posso tornare con la... Sicuramente, senz'altro, con i prossimi numeri, i prossimi oggetti e con una nuova... Tirola elettrica, mamma mia, questo funziona veramente, è incredibile questa cosa. Grazie Oliviero, signori, Oliviero Toscani. Bene, molte programmi televisivi, molte rubriche ricevono un sacco di posta, non fanno neanche in tempo a bruciarla. Noi non lo facciamo questo perché riceviamo ogni settimana al massimo due lettere. La prima lettera di questa settimana viene da Paganica, vicino all'Aquila, la scrive il signor Armando e mi chiede: caro Daniele, perché molti ragazzi fanno l'amore senza profilattico nonostante la pericolosità dell'AIDS? Questo è vero, molti fanno l'amore senza profilattico nonostante ci sia l'AIDS, che è molto pericoloso. Secondo recenti inchieste si è visto che molti uomini fanno questo perché amano il rischio, è vero, amano il rischio, e uno pensa che questa cosa capiti sempre agli altri, in realtà può capitare a ciascuno di noi di amare il rischio in un periodo particolare della propria vita. L'ho scoperto in me stesso qualche anno fa, stavo guardando un documentario su uno sport molto pericoloso degli indigeni della Polinesia, e cioè il tuffo nell'oceano. Questi indigeni salgono su un altro promontorio a strapiombo sull'oceano e poi si tuffano, e ricordo come mi eccitai guardando questo documentario. Questi salgono questo alto promontorio, arrivano in cima, guardano l'oceano, prendono una manciata di terra, la tirano in aria per vedere dove va il vento, poi guardano l'oceano, poi prendono una manciata di terra, la tirano in aria per vedere dove va il vento, poi guardano l'oceano, poi prendono una manciata di terra, la tirano in aria per vedere dove va il vento, e poi si tuffano. E io ricordo che pensai: wow, questo è eccitante, questo mi piacerebbe farlo, lanciare la terra in aria. Fantastico. La seconda lettera invece mi chiede: caro Daniele, come passi il tuo tempo libero? Beh, quando non guardo film porno, gioco a pallacanestro. Terza ospite di questa sera, una giovane attrice che segnalò qualche anno fa in un delizioso film di Paolo Virzì, Ovo Sodo, e adesso una protagonista di una fiction di Rai 1 intitolata Un medico in famiglia. È con noi Claudia Pandolfi. Claudia, grazie, ben arrivata, sono contento della tua popolarità, sei bravissima e sono contento del tuo successo. Una cosa che mi sono chiesto, come si comincia, come si diventa attrice in Italia? Perché è difficile. Sì, abbastanza, ci vuole una buona dose di fortuna. E Tu come hai cominciato? Inizia facendo una scuola, sì. Io invece ho iniziato partecipando ad un concorso, un concorso di bellezza. Hai vinto Miss Italia? No, quell'anno vinse Martina Colombari. Era effettivamente la più bella. Ho capito. Io ero un mostro. E ti notarono in che modo? Nel modo canonico, cioè numero 58, Claudia Pandolfi. Stupendo, complimenti. Cominciarono ad arrivare i copioni? No, a quel punto mi vide Michele Placido in televisione, sì. Cercava una ragazza, un'attrice per il suo film, che era Le amiche del cuore,
E io gli andavo bene perché non avevo nessuna preparazione accademica, perché ero molto, molto vera, tra virgolette. Lui cercava una ragazza di Roma che nel caso del film avesse delle ambizioni particolari, cosa che io non avevo. Uh-huh. E il gioco è fatto, insomma. C'è stato molto bene, eccetera. Ma quando ti arrivano i copioni, come fai a scegliere questo film lo faccio, questo film non lo faccio? Dunque, un po' di intuito ci vuole, è difficile riuscire a capire se questo copione diventerà un buon film. Di solito lo leggo, naturalmente, e vado un po' a cercare anche se ci sono scene particolari, perché... Ti piace fare scene particolari? No, anzi, sì. Quando si tratta di spogliarmi, sì, ho grosse difficoltà. Uh-huh. Perché niente, forse non sono un'attrice fino in fondo in questo, ma è veramente molto difficile per me. Ad esempio, vediamo, se io facessi una scena con questa cosa qui. Ok, d'accordo. Molto carina. È molto, molto, molto carina, me l'ha regalata Oliviero Toscani. Senti, è simpatica. Me la testi? Penso, sì, volentieri. È tua, te la dono. Ecco qua. Sei molto in forma, complimenti. Segui un regime particolare? So che le attrici in genere fanno queste diete particolari. No, non faccio troppi sport. Li facevo quando ero più piccola. Adesso mi piace molto andare in piscina, nuotare, fare tuffi, eccetera. Tu fai tuffi? Sì. Sei brava a fare tuffi? Ma abbastanza. Mi piacciono i tuffi. Sì? Sì. Vorresti che io ne facessi uno per te? Perché no, volentieri, sì. Davvero? Sì. Mi aspetti? Sì, come no, certo. Devo togliermi sì. Il microfono. Sì. Allora. Grazie, bravissima, questo, bravissima, complimenti, è un numero di alta coreografia, questo è un pesciolino, sì. Come si chiama? Si chiama Gaspare. Gaspare? Sì, l'ho trovato in piscina, okay. Allora mi sembrava carino portartelo. Senz'altro, gli altri sono Pete e Alleluia, Alleluia, Pete, Gaspare. Gaspare, trattalo bene. Ho visto che sai fare delle cose molto complicate, io ne so fare una, guarda, so toccarmi la punta del naso con la punta della lingua, in questo modo, guarda. Aspetta. Tu cos'altro sai fare? Ecco. Sì? Sei pronto? Dai. Grazie Claudia di essere qui con noi questa sera, è stata grazie squisita, in bocca al lupo per la tua carriera. E arrivederci a presto. Grazie. Ciao. Claudia Pandolfi. In questo momento mezza Italia ha letto con l'influenza, molti di quelli che sono malati si rivolgono al proprio medico di fiducia, altri a medici occasionali. Attenzione perché non tutti i medici sono in grado di curare questa influenza. Ho qui in mano 5 indizi che il vostro medico non è dei migliori. Prima di auscultarvi il cuore riscalda lo stetoscopio con la fiamma ossidrica, mentre vi visita tutto quello che indossa è il termometro, il suo cognome è Mengele, tutti i suoi strumenti medici sono marcati Chicco. E il primo indizio che il vostro medico non è dei migliori, ogni volta che gli dai un campione di urine, lui lo beve. Ah,
I medici, l'anno scorso ho parlato mia nonna in un ospedale per un'operazione, era caduta dalle scale mentre cercava di ingoiare una palla da bowling e si era fratturato tutte e due le gambe, no? Beh, i medici le hanno operato l'altra. Ci vediamo dopo. Cosa sta facendo? Ha perso qualcosa? No, sto cercando di sistemare questo benedetto sistema di riscaldamento. Sembra di essere in aperta campagna in pieno inverno. Ma è questione di abitudine, poi come sai il freddo mantiene giovani. Certo che voi di tempo a casa avete una risoluzione ad ogni problema. Beh, è naturale, tutti gli agenti immobiliari dei punti vendita affiliati Tempo Casa frequentano l'esclusiva scuola di formazione Tempo College al fine di offrire il massimo di disponibilità, cortesia e alta professionalità ai propri clienti. Posso offrirle un tè caldo? Ma che gentile! Mi piacerebbe però sapere fino a che punto voi arrivate con questa disponibilità. Cara signora, il professionista Tempo Casa è a sua disposizione per un'assistenza totale fino all'atto notarile e con Tempo Service avrà anche una piena assistenza tecnico-legale per la tranquillità di ogni compravendita. Ma lo sa che lei è un ragazzo meraviglioso? Senta, se io avessi bisogno di una valutazione del mio appartamento, potrei contare su di lei? Ma senza dubbio, i professionisti Tempo Casa sono a sua disposizione per l'appuntamento per offrirle una giusta valutazione della sua abitazione in qualunque momento. Meraviglioso! Allora è deciso! Voglio quello, lo compro! No, mi dispiace, quello l'hanno già venduto qualche anno fa, ma ho mille altre soluzioni da proporre. Che peccato! Beh, sono sicura che troverà qualche altra cosa. Ma lo sa che questo tè è veramente buono? Ah, certo, lo coltiviamo noi. Ricordi, signora, Tempo Casa è il punto di incontro per chi vende e per chi compra. Ed eccoci qua con le tre foto su fatti eclatanti accaduti in questa settimana. La prima foto riguarda il senatore a vita Giulio Andreotti. La settimana scorsa Andreotti ha compiuto 80 anni, i suoi colleghi di partito l'hanno festeggiato facendo di esplodere alle spalle un sacchetto di carta. 80 anni, non so quale sia il segreto della sua longevità, spero solo che non lo conosca Pier Ferdinando Casini. Andreotti, come sapete, è ancora implicato in un processo, non si sa bene se sia colpevole o innocente. Vorrei fare un piccolo sondaggio. Quanti di voi pensano che Andreotti sia innocente? Applaudono. Ok, adesso invece gli intelligenti. D'accordo? La seconda foto riguarda Boris Yeltsin, il premier sovietico. Yeltsin è stato ricoverato d'urgenza in ospedale, stavolta è molto grave, gravidanza isterica. No, in realtà non bisogna ridere di Yeltsin, è un grande statista, sta cercando da solo una terza via fra comunismo e capitalismo, si chiama alcolismo. E l'ultima foto invece riguarda l'Albania. In Albania c'è la guerra in questo momento, ma sta dilagando il business della ricostruzione dell'Imene. Pensate, una nuova verginità a sole 5.000 lire. Sapete una cosa? Non pensavo fosse così doloroso. È venuto a trovarci un professore di liceo, Roberto Vecchioni. Roberto, ben arrivato, sto molto bene. Tu bene, come stai? Ti vedo bene, infatti. Grazie. E so che sei in giro per il nuovo CD, stai facendo propaganda, diciamo, che sta questo lavoro. Album che questo si chiama Sogna ragazzo sogna, tra l'altro attività marginale, perché le attività principali sono la casa, la famiglia, i drogheri, lattai. La vita di tutti i giorni, diciamo. La vita di tutti i giorni. E questo sarà anche il tema dell'album, diciamo, qual è il tema dell'album? Drogheri, lattai, no? Era Elver, un nuovo comico che stiamo cercando di lanciare, ha solamente un vestito buffo e un tormentone, avrà successo sicuramente perché siamo in Italia. Che bella cosa. Una bella cosa. Come componi, una cosa che mi sono chiesto, come componi le canzoni?
Ma io sono della, convinzione che in realtà non si compongono le canzoni compongono te, le canzoni sono tutte nell'aria, anche perché sono un po' la rabbia, la solitudine, la gioia, la felicità, le incazzature della gente, e loro volano, scappano, corrono, e poi quando ti vedono ti beccano, ti arrivano addosso e dicono componimi, componimi, fammi, fammi, a volte beccano uno che sbaglia tutto, a volte beccano uno che non sa renderle come vogliono, però sono insistenti, molto insistenti. E finché non le fai come vogliono loro, se ne stanno, certamente non sempre succede, ma... Tu ti metti la chitarra, pianoforte? No, assolutamente no, questo è un pensiero sbagliato, sì. Non è vero, cioè non bisogna mai forzare la canzone, se tu ti metti la chitarra, al pianoforte o ti metti a scrivere le parole sul notes, sei già in un momento artificiale, artificioso. Le canzoni te le fai proprio nella testa, nella mente, con l'arrangiamento, con tutto, perché sono come un caffè latte, parole e musica. Non puoi togliere il latte dal caffè, una volta che sono mischiati sono così. Io quando mi arrivano chiudo gli occhi, la prima cosa che penso, devo dire la verità, quando chiudo gli occhi è una donna che cammina. Sì. Bello, brutto, di solito è bella però. Uh-huh. E penso in che storia va a finire, che cosa sta facendo, e seguo questo tipo di amore, questo tipo di dolcezza, e poi riesco quasi sempre a trovare la costruzione delle parole e fortunatamente a fare la canzone. A volte se queste canzoni sono nell'aria, però forse vuol dire che i vicini tengono il volume troppo alto. Sì, molto spesso sì. Spesso può capitare. Tu hai dei figli? Io ho quattro figli. Quattro figli? Sì. Tu sei un educatore, come educhi questi figli? Ti fanno dannare? Ti devo dire, innanzitutto quando si diventa genitori comincia un lungo, inesorabile processo di rincoglionimento. Ah. Questo è abbastanza chiaro. Uh-huh. Io mi sono sempre detto, con i miei figli non farò mai quello che hanno fatto i miei genitori con me. I miei genitori mi dicevano quelle frasi fatte, sì. Cui non potevi mai rispondere no, sì, o... erano quelle frasi... esempi sì. Sono tanti, del tipo, il tuo dovere è solo quello di studiare, cose di questo genere. Perché non è quello? Perché non è quello, non è soltanto quello. Non vedo perché un ragazzo debba soltanto studiare, assolutamente no. Non vedo soprattutto perché un ragazzo debba andare sempre e soltanto a scuola, con la scuola che abbiamo. Potrebbe imparare anche a casa un sacco di cose. Spendere i soldi per sé, guarda che educatore. Ragazzi, questo è un professore, ascoltatelo, ok? Dopodiché... Lungo discorso sulla scuola, sarebbe lunghissimo. Beh, dopodiché, con queste belle cose, queste belle notizie, ho parlato sempre con i miei figli, dolcezza, democrazia, pulizia. A 14 anni la mia figlia, la più grande, è uscita per la prima volta, doveva tornare a mezzanotte. Cioè fino a quel momento è rimasta in casa, non ho capito come fu. No, è sempre stata più o meno avanti e indietro, sì? Però tornava verso le 9, 9 e mezza, uh-huh. Insomma, ora normale. E doveva tornare a mezzanotte, è tornata alle 4 e mezza. Io ero dietro la porta e mi dicevo, adesso tu non fare il ciulo, il pirla, come si dice a Milano. Eri dietro la porta che l'aspettavi? Dietro la porta, quattro toscani in bocca. E mi dicevo, no, basta, adesso vai là, dolcemente, apri la porta, la guardi negli occhi con tutta la tua democrazia e le dici, sei stanca, ti vedo un po' stanca, vuol dire che ne parliamo domani con tranquillità, vai pure a dormire. E così ho fatto, ho aperto quella porta, avevo due occhi democraticissimi, il sinistro un po' più del destro, ma erano altri tempi, sì? Non sono i tempi di ora. L'ho guardato in faccia e gli ho detto, ma la casa è un albergo? Ma la casa è un albergo! Beh, certo! E da allora è stato un rotolare. Un rotolare perché la frase di prima, uh-huh. Il tuo dovere è solo quello di studiare, sono sceso anche a dire un'altra frase, forse anche peggiore, se avessi fatto una cosa del genere a mio padre, per arrivare alla mortifera pestilenziale di tutti, tutti i genitori la dicono una volta nella vita questa frase, che suona così. Quando non ci sarò più. Beh, il più tardi possibile. E mi hai detto, non so, quando andavo a scuola io camminavo nudo a piedi scalzi nella neve, sai queste cose? Tu? Sì. No, chiedo, dico, non, sai queste frasi dei genitori? Questa è una frase abbastanza tipica, ma genitori montanari, chiaro, quelli del mare, non che possono dire, camminavo a piedi scalzi sulla spiaggia, è molto più bello. Molto più bello, per la sofferenza, eccetera. E nelle tue canzoni parli spesso di donne, qual è il tuo ideale di donna? Il mio ideale di donna è alta, circa 1,80 m, 90, 60, 90, bruna, scura, no, può essere anche bionda, può anche essere 50, 40, 20, uh-huh. Basta che sia simpatica. Basta che sia simpatica. Sì. E basta che mi voglia bene. Devo dire che con mia moglie ho un bel rapporto, sì? Anche paritario, uh-huh. Le lascio un'ora d'aria ogni tanto, scappare per fuggire. Perché mi danno anche, hanno anche queste, ho scritto una volta una canzone che sembrava un po' ambigua. Come si chiamava? Non lo dico, ah, okay. Chissà sa, chi non sa. D'accordo.
ma che era solo letteratura. Bisogna anche pensare che le canzoni sono spesso anche fiction, invece c'è di meglio della canzone. Tu sei mai andato a prostitute? Dunque, io di puttanate ne ho fatte. Devo dire una cosa. Sì. Io ho avuto dei problemi da ragazzo, notevoli. Sì. Tutte le donne con cui andavo, ecco, tutte le donne con cui andavo facevano o così o così. La prima donna che mi ha fatto così me la sono sposata. Io. La seconda che ha fatto così me la sono sposata. Sono arrivato a due. I problemi dipendono da tanti fatti, se no non facevo nemmeno il cantautore. Uno diventa cantautore perché è pieno di complessi. Sì. E avendo tutti questi complessi mi metto a suonare e canto. Ma a puttane mai. Cioè, ne ho fatte di puttanate in vita mia, ma a puttane non sono mai andato. Bene. Anche perché il principio di comprare una persona mi ha sempre dato un gran fastidio, veramente. È giusto. Congratulazioni, grazie a te. Buonasera. Roberto Vecchioni. Il Papa in visita pastorale in Messico, un grande evento. Quanto? 200.000. E cosa fai per 200.000? La sciaccacoscia. Ma il Papa ha saputo galvanizzare poi le folle con la sua imitazione preferita, quella di Speedy Gonzales. Ora, veniamo quindi all'angolo culturale di questo programma. Stanno uscendo diversi libri in questi giorni, tutti molto interessanti, vogliamo mostrarvene alcuni, 5 libri interessanti in uscita, quindi andatevi subito a richiedere nelle vostre librerie preferite. Il primo si intitola Lesbiche memorabili, il secondo è Eiaculazione precoce per i licei e istituti magistrali, il terzo è Perché la gente scopa, è un saggio. Il quarto è Il seno considerato pacatamente. Bisogna sempre considerare i seni pacatamente, questo è l'assunto di questo libro. E l'ultimo, molto interessante, secondo me, Aspetti positivi della sifilide. Bene, per questa sera è tutto, ci vediamo la settimana prossima, sempre che ci sia una prossima puntata. Buonanotte. E per finire, una notizia degli Stati Uniti: si è aperto al Senato il processo a Bill Clinton. In tutta questa vicenda mi hanno molto irritato i distinguo di Clinton. Tende sempre a spiegare cos'è relazione sessuale secondo lui, cosa non è relazione sessuale, cos'è rapporto sessuale, cosa non è rapporto sessuale. A un certo punto Clinton ha anche detto che secondo lui il sesso orale non è sesso. Ehi, ho pensato, se il sesso orale non è sesso, se il sesso orale non è sesso, c'è una nigeriana sui viali che mi deve ridare un sacco di soldi. Nicolini, quali sono le droghe migliori che lei ha fumato in vita sua? Diciamo, io devo dire, è una domanda difficile, ci vuole tempo per rispondere. E veniamo quindi alla grande truffa del lotto. Come sapete, le estrazioni sulla ruota di Milano erano truccate. Sollievo di mia zia, da anni andava dallo psicanalista perché era convinta di avere sogni sbagliati.